fatto volare con la pietra magica, e ora stringevo per portarti via di là, e la paura ha fatto male ai pensieri, perché adesso ci pensavano gli altri, e la fatica che ho dovuto fare, per il mio di insegnarmi l'amore, ho smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Musiche non solo, anche parole attraverso le quali si è raccontato e intervistato da Drigo, chitarrista del Negrita, sul palco del circolo artistico. Ermal Mete è stato uno dei protagonisti ad Arezzo di Sudwave, il festival ideato da Mauro Valenti. Per me la musica rappresenta la speranza sotto tante forme. Non è che ho un messaggio specifico, però c'è un fil rouge all'interno di quello che faccio che è... Cercate di dare il massimo in quello che fate, i risultati magari non arriveranno subito, però la felicità è condita di tanto impegno, secondo me. E quindi attraverso la musica quello che cerco di esprimere è questo, cioè niente è scontato. Il festival si svolgerà sino al prossimo 11 novembre, coinvolgendo numerosi personaggi italiani ed artisti del panorama musicale nostrano, oltre a decine di gruppi emergenti. Musica, esibizioni live, ma anche convention ed approfondimenti a carattere musicale. Ma diciamo che questo è il figlio, diciamo Arezzo è il 4.0, quindi noi siamo qui, qui magari ci sono 4-5 personaggi che rappresentano festival, che sommati fanno 1 milione di presenze, quindi chi suona davanti a queste persone è come se potesse avere l'occasione di poter andare poi a suonare in altri posti, quindi il contenitore è più piccolo, però l'attenzione e i risultati che un gruppo può ottenere o un operatore del settore può ottenere può essere ancora più grande, quindi che risultati, tutti si spera di fare le cose al meglio, no? Siamo carichi di passione, di entusiasmo e speriamo che Arezzo possa ritornare a essere centrale in un panorama internazionale che manca molto a sta città.